Charlie, sono incinta. Vivo sulla nona strada, proprio sopra quella sporca libreria di Euclid Avenue. E ho smesso quella roba e ci vado piano con il whisky. E il mio uomo suona il trombone e lavora alla ferrovia. Lui dice che mi ama, anche se non sa di chi è il bambino. Dice anzi che lo crescerà proprio come fosse il suo. E mi ha dato l'anello che era il dito di sua madre e mi porta fuori a ballare ogni sabato sera. Charlie, penso spesso a te, ogni volta che mi fermo a una stazione di benzina, forse a causa di tutto quel grasso che ti mettevi nei capelli come brillantina. E ancora quel tuo disco di Little Anthony and the Imperial. Ora m'hanno fatto sullo stereo adesso, e adesso dimmi che cosa ne devo fare. E Charlie, credevo di uscire pazza quando hanno preso Mario. Così sono tornata qui a Scandiano a vivere dai miei. Ma tutti quelli che una volta conoscevo erano morti o chiusi in prigione. Così sono tornata a Minneapolis, stavolta penso che mi fermerò. Charlie, penso quasi di essere felice per la prima volta dopo il mio incidente. Vorrei solo avere indietro i soldi che ho speso in giro per la roba. Mi comprerei una macchina usata al giorno e non ne venderei nessuna, solo per il gusto di guidarne una diversa ogni mattina a seconda del mio umore. Non ce l'ho un marito, no, non suona il trombone. E ho bisogno dei soldi adesso per pagare quest'avvocato Charlie. Forse sono fuori su cauzione il giorno di San Valentino.